Pauroso incidente nel pomeriggio del 18 ottobre sulla 4, dove una BMW si è infilata sotto il rimorchio di un auto articolato carico di tronchi di legno e morto sul colpo Maurizio Duri, di Udine, 49 anni, nel drammatico sinistro in località di Pradi Pozzo, pochi chilometri dallo svincolo di Porto Gruaro, un tratto, quello della 4, già teatro di diversi incidenti mortali negli ultimi anni, dove una decina di giorni fa si è consumata una strage quando un pulmino si è scontrato contro un mezzo pesante. Secondo la prima sommaria ricostruzione, Duri viaggiava da sole e pare che non si sia accorto del tir fermo, finendo con la sua BMW incastrata sotto al rimorchio, un incidente da addebitare probabilmente a un malore o a una distrazione, perché sul posto non sono stati rinvenuti segni di frenata. Immediata la richiesta di aiuto al 118, che ha inviato sul posto i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero, ma per il manager era ormai troppo tardi. Illeso l'autista del tir di origini slave,